Allora, la domanda che ti faccio è: quanto in effetti c'è il rischio che un magistrato si faccia sopraffare dall'emozione e in un certo senso poi la sua diventi un'ossessione? Allora, sì, bellissima domanda, mi lascia, quando parli del piccolo Di Matteo purtroppo ancora non riesco a, sono passati tantissimi anni, ma ancora non riesco a sopportare il dolore di quella sconfitta dello Stato per non essere riuscito a salvare quel bambino. Abbiamo fatto veramente di tutto l'impossibile, non meritava una sorte in questo modo questi animali. Ma l'emozione è stata sicuramente, io ancora oggi vedi, mi porto addosso tanti dubbi, tante scelte che abbiamo fatto, forse facevamo così, potevamo fare in quel modo, e ancora a me brucia tantissimo. Purtroppo vedete, è difficilissimo separare l'uomo dal giudice. Io ho un episodio che racconto sempre, quello quando era il 20 di maggio del 1996. Avevamo appena arrestato Giovanni Brusca, lo mando alla nona sezione del Lucciardone con una squadra di polizia penitenziaria specializzata, di quelli serissimi, non cattivi, no? Di quelli seri proprio, sto parlando di gente che sapeva mantenere rispettando l'umanità delle persone, ma applicando rigorosamente il regolamento. Il 23 di maggio successivo era l'anniversario della strage di Capaci. Alle 5 del pomeriggio, manco a farla apposta, mi squilla il telefono dell'ufficio, era il comandante di questa squadra di agenti penitenziari che mi dice: comandi, dottore, il bambino ha bisogno d'affetto, comandi, e tira giù il telefono. Io capisco che Brusca vuole collaborare. Giovanni Brusca all'epoca era il latitante più ricercato del mondo, parliamo chiaro, insomma, era quello che non solo aveva premuto il telecomando alla strage di Capaci, ma aveva anche tenuto prigioniero per 772 giorni Giuseppe Di Matteo, aveva strangolato e sciolto nell'acido. Quando poi collaborerà con la giustizia mi confesserà più o meno 200 omicidi che aveva fatto personalmente, e vi dico la verità, non se li ricordava nemmeno tutti, e quindi facevamo così, che io gli facevo l'elenco dei morti ammazzati e lui mi diceva questo sì, questo no, facciamo prima così. E quindi era un momento di grande, era questo il boia che io avevo cercato per diversi mesi, che probabilmente aveva anche un mezzo progetto d'attentato nei miei confronti. Quando mi dicono che vuole collaborare con la giustizia, a quel punto io sinceramente chiudo il telefono prima di chiamare Caselli, insomma, di avvisarlo che gli dovevo parlare, ovviamente gliel'avrei detto di persona. Sono rimasto qualche minuto a pensare, e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata: ma io quando lo dovrò interrogare da pentito, da collaboratore della giustizia, come faccio a stringergli la mano? Cioè, il mio pensiero in quel momento fu assurdo, non aveva proprio quasi senso, perché la collaborazione di Brusca apriva scenari, come poi li aprì importantissimi nel contrasto almeno alla parte militare di Cosa Nostra, che in quel momento abbiamo almeno la parte corleonese, l'abbiamo realmente azzerata. Però il mio primo pensiero fu quello: come faccio a stringere la mano a questo signore? Perché l'uomo quella mano non l'avrebbe mai stretta, l'uomo Alfonso Sabella, il magistrato sì. E il magistrato gliela stretta quella mano. Quando il 27 di luglio successivo finalmente facciamo il primo interrogatorio con Giovanni Brusca, io la mano gliela stringo. Beh, il fine giustifica i mezzi in qualche modo. Quella No, collaborazione ti era, no, 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 il fine non giustifica mai i mezzi, attenzione, quella attenzione. collaborazione ti era indispensabile in Quella qualche modo. collaborazione era indispensabile, infatti poi la riflessione che abbiamo fatto, cosa farebbe Falcone al nostro posto, andrebbe a interrogare, andiamo a interrogare, sentiamo quello che ci dice. Però il problema è stata la differenza tra l'uomo Alfonso Sabella, quella mano non l'avrebbe mai voluta stringere, e ancora oggi avrebbe difficoltà, nonostante Brusca è 20 anni che è in galera, ora l'anno prossimo uscirà. Ah, uscirà. Ha Eh sì, vabbè, ha collaborato con la giustizia, ha avuto tutta una serie di avuto sconti uno di pena, sconto di insomma, pena. quindi comunque insomma, è detenuto dal 20 di maggio del 96, quindi comunque un bel poco di galera se l'è Se l'è fatta. fatta. Dico, io quella mano anche adesso ti dico avrei difficoltà a Lo stringere, il credo. discorso è diverso, però il magistrato deve fare, tu devi essere laico, devi essere terzo, e non è facile distinguere. Guarda, ne racconto un'altra, velocissima, non sono io, ma era un mio collega che... Un collega burberissimo, un giorno gli vedo firmare una cosa e vedo che gli spuntano le lacrime, uno proprio di una rigidità assolutamente. Dico: che succede? Dice: ti rendi conto che sto firmando il parere favorevole a far scarcerare l'uomo che ha partecipato all'omicidio del mio migliore amico?
perché quella aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Da magistrato stava facendo il suo dovere, da uomo quella firma non l'avrebbe mai voluta mettere, non la stava mettendo, un concetto diverso. Senti, sempre restando nelle fiction, Gomorra l'hai vista, ti piace? Tu mi hai detto che è un po' troppo piena di cattivi. Dico, la cosa che gli ho chiesto è, mi raccomando, due cose. Innanzitutto far che non ci siano equivoci, che i buoni siano buoni e che i cattivi siano cattivi, che si capisca chiaro che sono cattivi. Non voglio che nessuno dei ragazzi, delle persone che veda questa fiction possa lasciarsi affascinare dal male. Cosa che succede in Gomorra? Perché... cose che portano anche a tante altre vicende, tra cui quelle di cui sono pieni i giornali, le cronache dei giornali in questi giorni. C'è una cosa, per esempio, un po' strana che mi è capitato quando ero a Palermo. Io avevo il visto sulla censura, controllavo io la posta che ricevevano in carcere Riina e Bagarella. Non so se qualcuno di voi ha presente la fisionomia di questi personaggi. Riina è morto, Bagarella è ancora vivo, ma sicuramente sono ben lontani dall'essere Tom Cruise o George Clooney. Eppure non avete idea della quantità di donne innamorate che scrivevano a questi signori. Io all'inizio a questi gli facevo fare perquisizioni in casa perché pensavo che fossero messaggi in codice. Non c'era niente di così, era soltanto il fascino del male, il fascino della potenza del male, del potere che dava il male. Ed era veramente quello, donne innamorate di questo fascino malefico di queste persone. Purtroppo io il film di stasera in parte l'ho visto, Gomorra l'ho visto qualche pezzettino, sicuramente piano cinematografico niente da dire, però vedete nella cinematografia noi rischiamo due diversi. Tutti voi ricorderete il padrino, questa immagine patinata della mafia a cui addirittura vengono riconosciute delle doti epiche ed etiche. Cioè, il film di stasera è un contrasto tra criminali, per carità, poi lo spettatore sarà portato a parteggiare tra criminali, mentre io volevo che, non devo per forza somigliare a Gennarino, a Ciro di Gomorra. Anche questi ragazzi, questi presunti assassini di Willy, fanno parte un po' di questo cliché, no? Sono branco, hanno quel tipo di divisa. Però ti faccio questa ultima domanda e poi chiudiamo veramente. Una cosa un po' controcorrente, la mia visione: non c'è il rischio che ci sia un branco all'opposto, come ha scritto Mattia Feltri, questa gara a dire chiudeteli in carcere, non li fate più uscire prima di un processo, ammazzateli, insomma non c'è il rischio che da un certo punto di vista si perda il senso della giustizia? Io ho fatto delle dichiarazioni alla DN Cronos l'altro giorno sulle minacce che hanno ricevuto gli avvocati di questi signori. Ricordiamoci, la cosa importante è quella: ho appena finito di scrivere la prefazione di un libro di un mio amico che è un grande direttore penitenziario, un libro che uscirà nei prossimi mesi, in cui proprio affronto proprio questo problema qua. Però il discorso è quello: noi siamo Stato e lo Stato si muove con le regole, e le regole sono quelle che una persona è non colpevole, non innocente, attenzione, non colpevole fino a sentenza definitiva, che tutti hanno diritto alla difesa, che tutti devono avere avuto, le pene non devono consistere in trattamenti disumani o degradanti, questi, e che devono tendere alla risocializzazione del condannato. Queste sono le nostre regole, e queste sono le regole che ci rendono grandi e che rendono legittima la nostra azione. Se noi le abbandoniamo, se noi ci andiamo, buttiamo la chiave, allora... Io vi faccio una confessione: quando avevo la prima volta che votai, misi piede in un cabina elettorale, fu quando ci fu proposto il referendum per l'abolizione dell'ergastolo. Io in quel momento non solo andai a votare sì, ma facevo una grandissima campagna elettorale per abolire l'ergastolo, dicendo, sulla base di un ragionamento semplice, come puoi dire che le pene devono tendere alla risocializzazione quando gli hai tolto pure la speranza di uscire? Non possono. Ovviamente dopo gli orrori che ho visto a Palermo, quando ho visto, il piccolo Di Matteo è soltanto purtroppo uno dei tanti, ma la cosa che ricordo di più è la primavera del 95, quando a Palermo ammazzavano un ragazzo adolescente uno dietro l'altro, soltanto perché erano andati a ballare in una discoteca sbagliata, oppure perché avevano visto qualcosa che non potevano vedere, quei ragazzi morti in quel modo, ma fu per motivi idioti.
era qualcosa di insopportabile, insomma, tantissimi altri orrori, il bambino di 2 anni ammazzato a colpi di Kalashnikov perché era in macchina col padre, non esitarono a sparare, di 4 anni, no? Quello di 2 si salvò, Andrea Savoca, si chiamava questo ragazzino, bambino proprio, cui nome è finito nel dimenticatoio perché il padre era un mafioso, quindi non ha diritto nemmeno ad essere ricordato. Ecco, quando vidi tutti questi orrori io cambiai completamente idea. Pensai che l'ergastolo fosse sacrosanto, che fosse giusto che la società si proteggesse, eccetera, eccetera. Poi sono andato nell'amministrazione penitenziaria, ho visto le carceri dal di dentro, ho varcato quella soglia che io chiamo la soglia perché i magistrati nelle carceri le vedono soltanto l'ufficio matricola, sala colloqui, ma non ci vanno, non ci stanno dentro. Io dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria iniziai a entrare dentro. Entrando passi quella soglia che c'è tra la, che io la definisco tra la razionalità e l'assurdo. Quindi entri in un mondo che, dove tutte le regole si capovolgono, dove tutto è completamente diverso. E allora capisci che lo Stato, la grandezza dello Stato, deve essere quello di fare in modo che ci siano delle prigioni dove sia rispettata sia l'umanità che la dignità delle persone. E molto spesso, purtroppo, questo paese non ce l'ha. E su questo noi dobbiamo riflettere tanto, perché noi è proprio questo quello che ci dà la nostra legittimazione. Perché se noi utilizziamo gli stessi loro metodi, noi diventiamo anche noi mafiosi, diventiamo anche noi branco, Esattamente. diventiamo anche noi criminali allo stesso Esattamente. modo loro. Grazie Alfonso Sabella, grazie mille.